Buonasera, benvenuti a e Mezzo. Buonasera, benvenuto Carlo De Benedetti, imprenditore e eh, da oggi anche di nuovo editore con il quotidiano Domani eh, che ha peraltro venduto più di 80.000 copie il primo giorno. Così Complimenti. Sembra. Allora, stiamo aspettando Massimo Giannini, direttore della stampa, che sarà collegato con noi da Modena. Ecco, allora, bisogna dire che eh, in tempi di pandemia e in tempi di grave crisi economica, non possiamo che salutare con calore l'arrivo di un nuovo giornale. Ma domani sarà un quotidiano di sinistra, sarà antigovernativo e in che cosa è diverso dagli altri? Subito dopo la pubblicità. Intanto saluto Massimo Giannini, direttore della stampa che eh, ci ha raggiunto collegato con noi da Modena Ingegner De Benedetti, allora mh, da oggi è online, è in edicola mh, la sua nuova avventura editoriale che si chiama Domani, è un quotidiano diretto da Stefano Feltri ecco lo vediamo, mi dice perché dovremmo scegliere di leggere il suo giornale? Ma sai, io sono di parte quindi evidentemente è, è ovvio ma perché io penso che il mondo liberal democratico non abbia più un riferimento giornalistico eh, come ha avuto per tanti anni, questo a seguito di eh, passaggi di proprietà che ci sono stati negli ultimi anni e mesi. Io penso che le disuguaglianze in questo Paese sono assolutamente inaccettabili, oltre che in aumento e noi vogliamo stare dalle parti di chi la disuguaglianza la subisce. Ecco, eh, adesso con questo tema lo approfondiamo perché naturalmente è importantissimo, ma mh, ho capito bene, praticamente lei mi sta dicendo che vuole sostituire Repubblica in qualche modo? No, no. Non guardi, la dimostrazione che non è una marcorda di alcun tipo è che da Repubblica non, ho, non abbiamo... Preso, nonostante che io abbia molti amici tra i giornalisti di Repubblica e molto affetto e stima per molti di loro non abbiamo preso un solo giornalista che venisse da Repubblica e questo proprio per dirle che noi partiamo con un concetto molto diverso innanzitutto partiamo da un giornale che nasce sul web e ha una sua nobilità se vogliamo nella carta quindi il contrario di come storicamente sono nati i giornali poi abbiamo una redazione molto giovane, il direttore ha compiuto 36 anni qualche giorno Stefano fa Feltri, sì. e poi abbiamo anche gente che ha 20 anni in redazione, abbiamo parità, cosa che la farà felice tra certo. uomini e donne perché so che questa è una battaglia continua che lei fa. E quindi non può, non può rimproverarmi di niente per adesso. Allora le voglio chiedere due cose: uno, cosa le ha detto il presidente Mattarella? Perché fino a beh, poco fa è stato al Quirinale ricevuto insieme sì, a Zanda, a Feltri? Beh, è stato molto gentile il Presidente a riceverci, il, a ricevere il presidente della società editoriale, che è il senatore Zanda, il direttore del giornale Stefano Feltri e me, e perché? Il Presidente ritiene, come mi sembra giusto, che una nuova voce è comunque un passo avanti della democrazia. Se nasce un giornale, specialmente in un periodo in cui i giornali tendono piuttosto a ridimensionarsi piuttosto che a nascere, credo che siamo l'unico giornale nato in Europa in questo periodo. Beh, eh, mi, fa mi fa piacere lui lo ritiene una cosa importante, al di là di quello che poi saranno i contenuti del giornale, sui quali è ovvio che il Presidente non si esprime. Senta e oggi ha ricevuto anche la telefonata, sì invece di qualcuno di Repubblica. Beh, sì, di Eugenio Eugenio, Eugenio, Eugenio Scalfari, Scalfari sì. Ma poi eravate non proprio in buoni tra rapporti. Lei si ricorderà. E abbiamo avuto uno scazzo proprio in una trasmissione da lei, non direttamente ma indirettamente. E, no, Abbiamo fatto pace da, molto, da parecchio tempo. Io stamattina gli ho fatto recapitare alle 7 il domani perché eh, aspettavo un giudizio di Eugenio. Non gliel'ho chiesto ma, ma mi avrebbe fatto piacere. Mi ha chiamato nel pomeriggio e mi ha detto ogni bene possibile. Io gli ho detto non dirmi le cose che vanno bene di me, gli difetti. Non ci sono difetti quando il rivale del <ride> italiano dice che Se non ci è sono perfetto. difetti, basta. Allora Massimo Giannini, eh, tu eh, sei eh, davanti al tuo ex editore Carlo eh, De Benedetti, naturalmente anche tu hai guardato con attenzione, hai letto con attenzione come noi tutti il domani. Eh, perfetto come dice Scalfari? Ma intanto fammi fare gli auguri all'ingegnere. Eh, fammi fare gli auguri a Stefano Feltri che è un amico. Penso anch'io che ogni nuovo giornale che nasce, l'ha detto bene De Benedetti, in una fase difficile per i giornali come quella che stiamo attraversando è una bella notizia per la democrazia. Più c'è pluralismo, più c'è eh, informazione e più credo la nostra democrazia abbia da guadagnare. E, mh, mi ricollego ancora a Scalfari. Perché, per raccontare un aneddoto della nostra diciamo, gioventù giornalistica perché io sono entrato a Repubblica nell'86 e, e mi ricordo che era una costante eh, nelle riunioni del mattino con barba papà come lo chiamavamo, ogni volta che usciva qualunque nuovo organo di informazione, fosse pure l'eco di Rocca Sgurgola, lui che guidava la corazzata Repubblica però aveva un atteggiamento sempre di allarme costante dice oddio adesso arrivano questi guarda quando, quanto hanno fatto bene ci porteranno via copie dobbiamo stare attenti dopo un po' era diventata una gag però aveva un approccio secondo me quello giusto bisogna rispettare tutti, guardare tutte le iniziative giornalistiche con attenzione per quello che riguarda domani sincero eh, molto elegante un po' freddino se davvero eh, il progetto è presidiare la metà del campo progressista, secondo me un pizzico più di garibaldineria uh, non guasterebbe. io questo, sono d'accordo. Volevo dire, insieme a questo, ovviamente auguri. Eh, grazie deve, deve. Giannini. Voglio solo, se permette, certo. eh, grazie prima di tutto. io ho, Il mio commento è stato leggendo il giornale oggi. Un po' più di Pepe, per favore. <ride> Quindi, insomma, ecco, avrei... siamo totalmente in sintonia. Ecco, le avrei chiesto che cosa le è piaciuto o ho... non le è piaciuto. Un po' più di Pepe con un questo parola. Ma ehm, lo chiamiamo il domani, il no, giornale. Domani. Domani. Oh, domani. Allora, domani è un quotidiano di sinistra? Beh, è un quotidiano che si rivolge a un pubblico, diciamo, riformista, liberal-democratico. Lo chiami come vuole In America si chiama il giornale liberal. Eh. Ecco, cioè, un giornale certamente che guarda a quella parte dello spettro politico, però che non è legato a nessun partito, a nessun uomo, a nessuna società, a nessun interesse. Cioè, è veramente indipendente, ma non perché lo dico io, perché sta nelle cose. Cioè, perché... io, non ho, io non ho più nessun interesse economico che non sia l'amministrazione del mio patrimonio, che ovviamente non, non, non ha nessuna interferenza con le materie del giornale. E... Ed è antigovernativo? No, guardi, si pone in posizione critica nei confronti di tutti i poteri, compreso quello governativo. Ma voglio dire, come dovrebbe fare? La stampa è sempre stata un contropotere. Solo ultimamente ci sono giornali che sono schiacciati su un partito o su un personaggio. Ecco, lei ha accennato prima al fatto che è un uh, giornale eh, che si batte, lo scriveva anche oggi Stefano Feltri nel suo editoriale del primo numero, che si batte contro le disuguaglianze e per la difesa dell'ambiente. Allora, come si fa la lotta contro le disuguaglianze in un mondo dominato dal capitalismo finanziario, un mondo che lei conosce bene e di cui anche lei fa parte? Come si fa? Certo, ma guardi. Il discorso non lo risolveremmo in una puntata di otto e mezzo. Posso solo dire sinteticamente, la politica monetaria che è stata fatta da tutte le banche centrali, dalla Banca del Giappone, alla Fed, alla Banca Nazionale Svizzera, alla Banca Centrale Europea, è stato quello di cercare di rianimare l'economia dopo la crisi eh, precedente, abbassando i tassi di interesse. Non so se il concetto è così chiaro, ma se uno abbassa i tassi di interesse il valore degli asset aumenta e infatti abbiamo visto le borse di tutto il mondo salire. La disuguaglianza nasce dal fatto che la forza lavoro è stata messa in competizione con la globalizzazione, quindi la forza lavoro europea, ma io mi riferisco a quella italiana in particolare, è stata deflazionata anziché inflazionata. Noi abbiamo avuto un'inflazione di asset e una deflazione del lavoro. Questo aumenta le disuguaglianze. Poi ne potremmo parlare con molta è, più, è più tema, profondità, è un ma tema, però, tema che vale, vale un approfondimento sicuro. Ma eh, è che... preoccupato lei in questa fase per la tenuta economica del paese, l'Italia? Beh, certamente non sono tranquillo, voglio dire. Non sono tranquillo perché noi abbiamo. Sfondato ogni limite possibile di debito pubblico, secondo me giustamente, nel senso che questi soldi andavano dati, andavano messi nelle tasche dei cittadini in qualche modo, la cassa di integrazione doveva essere prolungata. Quindi, io non ho niente contro le politiche che il ministro Gualtieri e il governo hanno fatto, però certamente. Hanno portato a un ballooning del nostro debito pubblico. La Banca d'Italia l'ha annunciato oggi: 2560 miliardi, cioè è aumentata di mille miliardi negli ultimi dieci anni. Per capirci, quindi non è, una, non è uno scherzo. E quindi... A fronte di questo, c'è questo recovery fund, che chiaramente è una straordinaria opportunità per il Paese. Adesso ci... aspetti, ci arriviamo perché voglio interpellare Massimo Giannini eh, per tornare ancora un attimo alle disuguaglianze. Da dove si prendono i soldi per combattere le disuguaglianze? Bisogna prendere ai ricchi? Una rapida solo eh, premessa eh, con riferimento al presidio dell'area liberal democratica dal punto di vista dell'informazione un approccio critico nei confronti di tutti i poteri è esattamente quello che facciamo ogni giorno. Quindi da questo punto di vista eh, il, il solco è, è già tracciato, ci siamo tutti lì dentro. Si sente tutti poi, ecco, eh, Massimo la, Giannini, la ma temi a... qui la concorrenza comunque, no? oh. Perché è una concorrenza in più che tutti no, ritrovano. La, la, con la concorrenza, come dimostra il Teorema Scalfari di cui parlavo prima, ci fa solo bene, sempre e comunque. È un fattore. Che non può non spingerci a cercare di fare meglio, tutti quanti. Quindi da questo punto di vista nessuna preoccupazione, nessuna paura. Per quello che riguarda la disuguaglianza, eh, d'accordo con l'ingegnere, eh, aggiungo una cosa: eh, aggredire le disuguaglianze non significa, come disse una volta Bertinotti ai tempi del, del governo dell'Ulivo, che anche i ricchi piangano, ve lo ricordate quella, quella tesi? Perché qui il problema. Eh, non è colpire aggredire la ricchezza, ma è aggredire la povertà. Come si fa? Due cose fondamentali, io direi eh, una riforma fiscale, perché io resto convinto del fatto che in ogni caso il fisco come elemento di redistribuzione del reddito in un paese nel quale l'evasione fiscale vale 200 miliardi all'anno è il primo punto all'ordine del giorno. Il secondo punto all'ordine del giorno ovviamente è insieme a una disciplina del mercato del lavoro che finalmente, senza più troppe chiacchiere, perché finora sono state solo chiacchiere, aggredisca il tema del precariato, tuttavia finanzi la crescita, investimenti. Ecco, diceva l'ingegnere, Recovery Fund. È la grande occasione che abbiamo per fare investimenti, perché si cresce solo così. Se la sprechiamo, allora siamo al suicidio politico. Eh, eh, Se ci arriviamo subito, volevo solo prima chiederle: mh, lei pensa che servirà una patrimoniale? Ma io lo sostengo da vent'anni, eh, Ma anche e... in, in tempi mh, di pandemia adesso. Ma o... assolutamente sì. Cioè io parto dal punto di vista svizzero. La Svizzera non è un paese che è stato. Uh, invaso da ordini comunisti nella sua storia, in Svizzera esiste una patrimoniale con aliquota modesta ma annuale e io, cittadino svizzero oltre che italiano, la pago e la trovo una forma doverosa. Quindi il governo Conte dovrebbe mettere una patrimoniale, ma, solo, ma non lo farà. Non lo farà. Ma non lo farà assolutamente. Eh, perché nessun governo problema... vuole mettere delle tasse. Ma per no, carità, chi, ma per chi carità. vuole metterle? Senti, a proposito del governo Conte, lei un anno fa qui da noi. Ehm, aveva detto che il neo formato governo PD5 Stelle era una catastrofe perché Salvini andava battuto eh, alle urne. Un anno dopo Salvini è indebolito in base a tutti i sondaggi. Il governo Conte ha gestito oggettivamente bene la pandemia e il premier ha anche portato a casa il Recovery Fund che è un successo, diciamo, riconosciuto da tutti. Ha sbagliato analisi lei De Benedetti? No, io penso che in questo paese ci sia un gravissimo problema, e cioè respingere le competenze. Guardi, la frase che ha detto Conte su Draghi è una frase molto indicativa, cioè? Cioè quello che Draghi è vecchio, gli ha detto che. Che è stanco. Cioè come dire stanco, sì, non è vecchio, stanco, scusi, ho sbagliato io. Eh, guardi cosa è successo del piano Colau. A un certo punto Colau doveva salvare il paese c'era parlato addirittura di Colau come ministro, addirittura come primo ministro, Piano Colau è finito in un cassetto non sì, è stato fatto le nulla che, poi che abbiamo avuto quella, quel, quella buffonata di Villa Panfili una settimana in cui se ci fosse ancora, c'è per fortuna ma una frase famosa di Rino Formica, ex ministro socialista, era nani e ballerine, ecco cioè c'era di tutto non è venuto fuori un documento, zero. Allora io sono molto preoccupato sul recovery fund perché a Bruxelles mi risulta da contatti molto credibili e informati che si aspettano dei programmi, ma non delle enunciazioni di principio, dei programmi con una cadenza anche settimanale addirittura del progresso dei lavori. Allora in questo Paese noi Facciamo vincere i mediocri perché c'è una, una, una notevole opposizione psicologica ai Draghi, ai Colau. Ecco, vanno, quindi... avanti, vanno avanti i mediocri. Diciamo, ma, cosiddetto cosiddetto, part... ma il cosiddetto, ma scusate, mi scusi, cosiddetto partito di Draghi non esiste. No, no, Questo no, Parlamento non, esiste. non voterà mai Draghi a fare il presidente della Repubblica. Ma lei lo ha Io penso che sarebbe una cosa molto opportuna per il Paese, ma sono convinto che questo Parlamento non voterebbe Draghi a Presidente della Repubblica, eh, assolutamente, eh, ecco. perché vincono gli incompetenti. Ma, ma eh, il Presidente del Consiglio, ma questo eh, governo ha comunque impedito... Eh, o ha arginato, sta arginando eh, la destra in, in Italia. No? Lo ha detto e ricordato Beh, oggi anche Beppe vediamo, Grillo. Vediamo, per la vediamo come vanno le elezioni amministrative. Io mi auguro che lei abbia ragione. Mm. Ci vuole qualche giorno, il no? weekend prossimo. Tu lei andrà a votare per il referendum? No, per il referendum ho già votato perché voto per posto. Ah, e ha votato? Ho votato no, ha votato no. Uh, Senza esitazione e con profondo convincimento. <ride> perché. Mh... Non è questo il problema, immagino. È lei. ridicolo. Hanno incominciato con raccontarci che si risparmiava, poi hanno, non l'hanno più detto perché si sono accorti che era una stupidaggine. Allora adesso dicono che con meno parlamentari si fa più alla svelta. Insomma, guardi, delle cose da, veramente da apprenti da sorsier, si direbbe, cioè da, da maestri dell'ignoranza. Ecco, dell eh, Massimo Giannini, eh, eh, tu sarai d'accordo su questa analisi severa? L'ingegnere De Benedetti del governo Conte? Sì, io mh, sono complessivamente d'accordo, però come tu hai già sottolineato, Lilli, non possiamo non considerare due fatti fondamentali. Il primo è che sostanzialmente eh, questo governo non ha alternative perché in, in base all'attuale maggioranza che altro tipo di soluzione potremmo immaginare rispetto a questa? Non c'è, anche se si autonomizzasse forza Italia e desse un suo contributo a questo governo, sicuramente se ne perderebbe un altro pezzo. Quindi non vedo scenari politici alternativi a quello attuale. E il secondo aspetto, anche io ero tra quelli che dicevano un anno fa non ha senso eh, ricomporre eh, un'alleanza tra due avversari che fino al giorno prima si consideravano l'uno il peggior partito movimento populista d'Europa, l'altro il partito di Bibbiano che faceva l'elettroshock ai bambini. Dopodiché, non posso non vedere, tuttavia, soprattutto con riferimento alla grande occasione che abbiamo del Recovery Fund, che eh, grazie comunque a questo governo, con tutti i suoi limiti, tutti i suoi difetti che riguardano il presidente del Consiglio e la squadra dei ministri. Tuttavia siamo riusciti ad entrare dentro un meccanismo europeo che eh, altrimenti non avremmo visto neanche col binocolo se avesse continuato a governare il governo giallo verde. Quindi questo, questo fattore lo dobbiamo considerare. Detto questo, lo scampato pericolo di un governo giallo verde che ci avrebbe portato contro il muro e contro l'Europa è condizione necessaria ma non più sufficiente per poter governare bene altri due anni fino alla fine della legislatura. E per questo Movimento 5 Stelle e Partito Democratico devono darsi una regolata, indipendentemente da come andranno le elezioni regionali e il referendum di domenica prossima. Eh, lei è d'accordo con Gianni e le aggiungo anche quello che ha detto Beppe Grillo oggi, no? che eh, ha detto che PD e 5 Stelle devono mettere insieme le forze perché c'è in ballo il destino di questo paese. Ma io sono d'accordissimo non per scambiarci cortesie, anche se siamo amici da una vita con Giannini, io sono d'accordissimo con quello che ha detto Giannini, con tutto quello che ha detto Giannini lo sottoscrivo. Però quando penso a chi materialmente scriverà questi programmi, questi progetti mi viene, mi viene da tremare. E che noi abbiamo, questo non è colpa del governo, perché il governo non deve scrivere i progetti, non, non appartiene al governo, però allora deve dedicare i titoli e poi deve esserci qualcuno che lo fa. Ma la nostra cultura di amministrazione pubblica è una cultura fondamentalmente legale e amministrativa, non è una cultura tecnica, non è come in Francia o come in Germania. Per cui la mia preoccupazione è la frase che ha detto Conte oggi a Norcia, e cioè ha detto... Beh, se spenderemo male i soldi del recovery fund avrete, diritto, fund, avrete diritto di mandarci a casa. Sì, ma lui fa un ragionamento che non esiste, perché è quello di dire una volta fatta la frittata, ricomponiamo le uova. Non funziona così. Per cui speriamo che non faccia la frittata. Ecco. Speriamo che non faccia la frittata. Sì, in effetti oggi eh a ha detto: Se falliremo è... sul recovery fund, eh, mandateci a casa. Eh beh, ma eh, scusiamo. Lo credo bene, voglio dire, ma, ma speriamo che non faccia la frittata, ecco. E non solo non si ricompongono le uova, ma va, va a picco il paese. Eh. Ecco, però eh, Giannini diceva anche prima che a questo governo eh, non ci sono alternative. Allo stesso tempo... Lo vediamo con le elezioni del weekend prossimo. Le faccio uno scenario, che faccio anche a Giannini ovviamente. Supponga che vinca il no. Supponga che Ma perché lei pensa che no, potrebbe io dico con... che non lo so, non lo so, ovviamente ho un mio auspicio che è chiaro quando le ho detto che ho votato no, quindi è chiaro che io auspico che vinca il no, credo che è più probabile che vinca il sì, di gran lunga, però nelle urne dipende l'affluenza, dipende si da tante settori. cose e poi si vedrà. c'è di fatto che tutti quelli che hanno in, in, messo le mani sulla Costituzione si sono incornati, vedi Renzi? Quindi vediamo anche come va. Perché sa se il Partito Democratico perde la Toscana, eh, cosa lo, succede? Beh, secondo me Zingaretti va a casa, eh. ah, beh, sì. assolutamente. Ma, è, mm. ma vuol dire, la, la Toscana è dal 48 che, mm. che è governata, 60 e, e più anni. Eh, eh, L'ultima elezione eh, Enrico Rossi è stato eletto con il 68% del, dei voti, quindi non c'è battaglia. Uscente. Allora, avendo, quindi Zingaretti dovrebbe dimettersi se, vince, sì. se perde la Toscana. Ma secondo me lo sa so Ma... anche lui cioè, dire, beh, perché è una sconfitta clamorosa: è, perde la Toscana è, un, è una cosa. Anche un bar... se poi lei, sempre perché la colpa è di Renzi. Eh, se si perde in Toscana è perché il candidato è un renziano di nessun appeal per la gente, per i toscani. Ha un, un modesto appeal nella città di Firenze, ma fuori in Toscana, zero. L'ha voluto Renzi, così come Renzi ha voluto Scalfarotto che corresse in Puglia, in Puglia. quel tanto per togliere, emiliano. Emiliano, per togliere un po' di voti emiliano. Io non faccio previsione di nessun tipo, ma faccio solo un, uno scenario. Si perde la Toscana, si perdono le Puglie. Lei crede che il governo sia su, ma neanche un attimo. E Giannini, sei anche tu così uh, pessimista, drastico? Nel senso che se il PD perde Beh. la Toscana e la Puglia, a quel punto cade anche il governo e Zingaretti va a casa? Beh, il, il contraccolpo sul governo c'è di sicuro. Ci sarebbe anche il contraccolpo sul PD forse ancora più forte, soprattutto perché nel frattempo, se questo scenario si avverasse, io non so se si avvererà ovviamente, però si sentono rumors, in Toscana la preoccupazione cresce, ma se soprattutto si perdesse il PD la Toscana, eh, l'effetto eh, uguale contrario sarebbe che in Toscana avrebbe vinto la candidata di Salvini, che è l'unica che lui schiera direttamente in questa tornata elettorale, a parte Zaia che fa... Gara a sé, perché sappiamo bene che se in Veneto Zaia prende più voti del, certo. dei voti che prenderà la Lega, anche lui come leader cresce di peso. Però se Salvini vince in Toscana, Salvini resta capitano per sempre, non gli toccheranno più la leadership in alcun modo e naturalmente questo accentuerà la tentazione di dare tutto il centrodestra oppure la destra, insieme la spallata definitiva al governo. E lì effettivamente reggere l'urto sarà, sarà molto, molto difficile. difficile. Non c'è nessun obbligo costituzionale, oh, certo. ma indubbiamente dal punto di vista politico il terremoto è assicurato. Scusa eh, Massimo, ma siccome hai intervistato poco fa lì a Modena Bonaccini, il governatore dell'Emilia Romagna del PD, eh, viene indicato lui casomai come successore auspicabile, possibile? Rapido, sì, sì, è vero, lui ovviamente ha detto Mega. che non ci pensa proprio, sta qui che governa la sua regione, come è naturale. Però indubbiamente se dovesse saltare Zingaretti a me pare che la sua candidatura sia la più credibile, perché ha amministrato molto bene questa regione e soprattutto perché ha battuto la destra pochi mesi fa. Quindi chi meglio di lui? Eh, andrebbe bene Bonaccini come eventualmente per il Partito Democratico? Non lo so. Non spetta a me a giudicare. Io le devo dire che c'era una vecchia regola all'epoca in cui esisteva il Partito Comunista che gli emiliani dovevano amministrare e che i non emiliani dovevano governare. Questo è stato sempre valido, <ride> ma con Nata, con Berlinguer, con tutti. Vabbè, vediamo. Cioè, a me tra l'altro risulta che Bonaccini tira molto di più a fare... Il primo ministro che non il segretario ho capito. Beh, meno male che tutti siamo ambiziosi e ognuno Beh, ma può è avere idea. Certo, certo. Senta, <ride> eh, ho due domande rapidissime. Una che ci porta negli Stati Uniti, eh, le volevo chiedere se osa fare un pronostico tra Trump e Joe Biden. Il 3 novembre i, gli Americani le... votano per le presidenziali? È molto difficile, è molto difficile perché, come lei sa, le elezioni in America avviene attraverso l'elezione di grandi elettori per cui Trump ha dimostrato nella precedente elezione del 2016 di riuscire a vincere i grandi elettori pur perdendo il numero di elettori certo. perché la Clinton ha preso 3 più milioni voti, di, voti di voti in voti meno in più, o in oh, sì, più insomma, la, la Clinton vabbè, sì. ci siamo capiti eh, quindi non glielo so dire certamente l'America è molto lacerata in questo momento eh, sia per il covid, sia per queste proteste mh, che sono legittime contro delle azioni intollerabili della polizia, però nello stesso tempo in queste manifestazioni mm. si infilano anche quelli che noi chiameremo dei black block, certo. cioè del, degli, della gente che vuole saltare le vetrine. Però insomma lei fa il tifo per Giovanni. Assolutamente. assolutamente. Non e... tanto faccio il tifo per Biden, faccio il tifo contro Giovanni. <ride> ve ultima uh, domanda. Berlusconi, dopo il ricovero di Berlusconi. La, uh, interrompo, lei... la interrompo. Auguri. Auguri. Va bene, auguri. Allora, adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro. Torniamo ai giornali perché di sicuro l'abbiamo detto, non esiste democrazia senza una libera informazione, ma i tempi sono molto duri. Punto di Paolo Pagliaro. I giornali possono avere un futuro è una scommessa dall'esito incerto. In un panorama uniforme e tendente al cupo, con il crollo delle entrate pubblicitarie e la fuga dei lettori, decide di dar vita a una nuova iniziativa, come fa l'editore del domani, a un che di temerario. Come tutte le imprese audaci, anche questa va dunque seguita con simpatia. L'industria dei media è tenuta in vita dagli investimenti pubblicitari, ma negli ultimi dieci anni gran parte di quegli investimenti è migrata verso i motori di ricerca e i social. Il problema è globale. Nel 2007, anno in cui debuttò l'iPhone, le entrate pubblicitarie dei giornali americani valevano 50 miliardi di dollari, oggi valgono un terzo. In 15 anni negli Stati Uniti sono scomparsi oltre 2.000 tra quotidiani e periodici. A Washington, il Congresso sta pensando di estendere agli editori il beneficio degli stimoli federali per il coronavirus. Anche in Italia i media tradizionali vengono aiutati dal governo con provvedimenti come il bonus, che consente alle imprese di trasformare in credito d'imposta il 50% degli investimenti pubblicitari. Ma ciò che l'industria editoriale si attende dalla politica è che venga finalmente recepita la direttiva europea sul copyright e che dunque i giganti del web comincino a riconoscere ad autori ed editori un compenso per i loro contenuti condivisi online. Vale per la musica, vale per i giornali, per tutti è una questione di sopravvivenza. Andrea Martella, sottosegretario con delega all'editoria, ha promesso che entro l'anno la direttiva diventerà legge anche in Italia, come è già accaduto in Francia. Lì però, a differenza che da noi, non è al governo il partito della cosiddetta libertà di Internet che dei giornali farebbe volentieri a meno. Allora, grazie, grazie Massimo Giannini, grazie Ingegner De Benedetti e le faccio naturalmente tantissimi auguri per il suo nuovo quotidiano domani. E grazie spettatrici e spettatori, vi lascio a Floris al suo di martedì con molti ospiti e tra loro c'è anche Salvini. Noi ci vediamo come sempre domani alle 8.30, arrivederci.